Lui credeva di parlare con una bibliotecaria separata che viveva in campagna. In realtà, dietro a quello schermo c'era una cronista, una copertura per raccontare da vicino come vengono messe a segno le sempre più frequenti truffe romantiche. È nata dalla necessità di raccogliere delle testimonianze per raccontare questo tipo di truffa. Purtroppo però le vittime raccontano difficilmente di essere caduti in questa trappola. Tutto è nato su Facebook. Ad inizio febbraio il primo approccio con il truffatore o i truffatori, Brian Ronald, la falsa identità. Un maggiore dell'esercito americano, di stanza ad Aleppo da circa 3 anni, ad Aleppo in Siria, e al comando di 500 uomini. Da qui centinaia di messaggi, love bombing lo chiamano gli specialisti, letteralmente bombardamento d'amore, una vera e propria strategia di manipolazione. Con l'obiettivo di controllare la persona con cui credeva di parlare, tenerla impegnata tutto il giorno, chat continue, discorsi infiniti proprio per riuscire a manipolarla. Dopo 13 giorni di promesse di amore eterno, arriva però il tentativo di estorsione. Brian ha ottenuto il congedo ed è pronto a vivere l'amore con la sua dolce bibliotecaria. Racconta anche di essere stato ricompensato con quasi 4 milioni di dollari che invierà alla sua amata. Troppo pericoloso tenerli al campo base. La bibliotecaria è stata avvisata che questo pacco era stato bloccato alla dogana turca e per averlo la destinataria del pacco doveva pagare 6.130 euro. Con un IBAN, tra l'altro, intestato a una donna e un conto turco di una banca di Istanbul. Inizia così, dopo il mancato bonifico, un pressing costante. La cosa che mi ha più impressionato è stata l'insistenza. Si è tornato su WhatsApp con altri numeri dicendo che non mi stavo comportando da persona per bene, stava cercando di dare la colpa alla vittima per quello che stava facendo lui in realtà. Un fenomeno sempre più diffuso, quello delle truffe romantiche, ben collaudato ormai il modus operandi. Cercano donne sole, donne che hanno avuto un passato difficile, donne in cura per malattie molto pesanti, quindi insomma che hanno una fragilità particolare. Poi chiaramente cercano persone che non si sanno destreggiare molto bene con i social, spesso persone di età superiore ai 50 anni e cercano di irretirle con delle promesse facendogli credere che il futuro sarà più bello di quello che stanno vivendo nel presente. Questi alcuni dei campanelli d'allarme. Il profilo Facebook aveva un indirizzo che riportava un nome diverso da quello del soldato. Poi chiaramente la foto, chi ha un po' di dimestichezza con i mezzi informatici può fare una ricerca tramite foto e vedere di chi si tratta. In questo caso la foto era quella del CEO di un'agenzia di marketing americana. Però ecco, al minimo dubbio, interrompere la chat e rivolgersi alle forze dell'ordine affinché si tenti perlomeno di capire chi sono e come si muovono.